L'amministrazione comunale ha così potere sulla sanità, può fare tante cose, può fare con un sostegno, magari pressione sulla regione, in questo caso il centro-sinistra si potrebbe... Ero uno di quelli che credeva che il policlinico del Golfo, per dire, poteva essere in Doccasana. Leggevo di Francesco Carti che questo ospedale in questi anni lo vive, ne sa più di chi spandiera il tricolore, che intanto, pur non precludendo questo sogno, si cercasse di ammodernizzare questo, di rendere i servizi più fluidi, più validi, più tutto. E io sono, la penso esattamente come lui, non è che si può abbandonare questa struttura per inseguire altri soldi. Ben venga quello, un ospedale che può essere questo il nuovo, che sia convenzionato, dove i cittadini del Golfo, che su tutto Pontino, trovino riscontro alle loro esigenze, non fare il campanilismo, ok, da per forza da tenere, non so, i servizi che c'ha lì, Mindurno, poi se alla fine per mantenere vivo, non so, mi ricordo un periodo la geriatria Mindurno, queste cose qua, secondo me le dobbiamo superare, perché anche l'Italia sta attraversando un grave periodo, pensiamo alla salute e non ogni politico a coltivare il suo sogno, ma a me si può fare pure a Mindurno, anche lì. Non ho proprio, se Gaeta è una struttura è più consona per ricevere i servizi, lo facciamo a Gaeta senza campanilismo, sono per la scuola, per l'ospedale pubblico, la sanità pubblica, per abbattimento dei ticket che la gente non ne può più. Però se io dovessi dirvi faccio questo, faccio quello, non ho proprio idee. Piuttosto, se posso essere utile domani a dire metti la firma perché noi facciamo questa battaglia e tu la devi sostenere per la sanità pubblica, quello è l'unico impegno che posso prendere, però non sono addetto ai lavori.